Il tiro e la bella parata di Bernini in angolo. Siamo al quarto minuto di gioco. Calcio d'angolo per il Massarosa. Ecco Volpe al tiro. Parata di Bernini a terra. Siamo nei primi 5 minuti di gioco. Tredicesimo minuto, calcio di punizione, Luisotti dai 30 metri, il tiro alto sopra la traversa. Mallegni lancia e Lunardini para a terra. Per Tomei, il tiro di Tomei, la bella parata di Bernini in calcio d'angolo. Siamo al 23esimo del primo tempo, 0-0 risultato. Roggio, colpo di testa a liberare Di Vanni, riprende Maguina, riprende Carmassi, il cross lungo Tomei al limite dell'area, Tomei, il tiro deviato, para Bernini in tuffo. In attacco Camaiore, il tiro di Mallegni e la bella deviata in angolo di Lunardini. Siamo al 35esimo, c'è un calcio di punizione dai 25 metri, il tiro respinge di testa. Siamo al 40esimo, c'è un calcio di punizione dai 25 metri, Luisotti ancora alto sulla traversa. 48esimo, calcio di punizione, Luisotti dal vertice dell'area, il tiro tagliato sul portiere che respinge sul fischio finale del primo tempo, 0-0. Tiro e la bella parata in angolo di Lunardini. Dalla bandierina Luisotti, il tiro sul primo palo e c'è la rete del Camaiore su un colpo di testa. Siamo al 10° minuto del secondo tempo. Siamo al 15° del secondo tempo. Il risultato è cambiato. Il Camaiore in vantaggio e in questo momento c'è il pareggio del Massarosa ad opera di Carmassi. 1-1 e siamo al 15° con il Camaiore in 10 per l'espulsione di Paoli. 8esimo calcio di punizione dai 25 metri, Luisotti alla battuta, risultato di 1-1. Il tiro di Luisotti e la parata in calcio d'angolo di Lunardini. Il tiro e ancora la deviazione in calcio d'angolo di Lunardini. Angolo per il Camaiore, respinge Lunardini di pugno, poi la difesa libera Pulina, lancia Tomei, bravo Massi, Luisotti, ecco il sinistro di Luisotti sul fondo. Thank you.
lungo, Volpe, Volpe, fermato, poi riprende Volpe, ancora Volpe per Tomei, Tomei in area, ancora Tomei, il tiro ribattuto. Misuri, Misuri per il tiro e la bella parata di Bernini, e ancora Massarosa però con il tiro di Volpe, e ancora Bernini che para 1-1. E ancora ora lo Sporting, Lunardini sul tiro di Luisotti, ancora Mallegni fermato. Allora, Gabriele Mazzei, mister, una partita finita in pareggio fra due squadre che guidano la classifica, quindi qualche cosa vuol dire. Sì, due squadre che guidano la classifica, loro un punto avanti, loro è una buona squadra, sono partiti forte, siamo andati poi in vantaggio noi perché abbiamo preso più campo, solamente che dopo poi in 10 è dura, tirato fuori Luca è stata dura. Però abbiamo creato, abbiamo avuto delle occasioni, il suo portiere ha fatto delle parate importanti. Alla fine sia quello il risultato più giusto. Dai. Il campionato continua, mancano tante partite, quindi c'è la possibilità di recuperare. Sì, c'è la possibilità, è un punto, sicché alla fine, vabbè, si rincorre noi, è vero, però... c'è sempre la possibilità, il campionato è sempre lungo, loro è una buona squadra e speriamo che no, che magari qualche partita la sballino, che sono giovani, no, è una buona squadra, credo la meglio squadra che ho incontrato, io il giorno d'andata non c'ero, sicché non le conoscevo, buona squadra, giocano bene, sono ragazzi giovani, è stata una bella partita, dai. Complimenti ai miei perché alla fine hanno lottato fino in fondo, nonostante eravamo in 10, si è fatto un tempo un po' di parole in 10. Sicché vuol dire che c'è anche dei valori, sì. Allora in bocca al lupo. Crepi Lupo, buonasera. Allora Mauritania, un pareggio, una partita bellissima, una partita da altra categoria. Sì, una partita bella, abbiamo tenuto ritmiati tutte e due le squadre. È stata veramente bella, penso che poi anche con la cornice di pubblico che c'era, terza categoria, fa veramente piacere, non vi nego che è stato quasi emozionante, dai, vedere una partita del genere con tanta gente così ha fatto veramente piacere. Sono contento chiaramente della prestazione perché insomma avevo un po' paura di giocare qui sul sintetico perché non ci abbiamo comunque mai giocato, invece i ragazzi hanno fatto secondo me una partita veramente strepitosa, una partita bella. Siete andati sotto all'inizio di ripresa, poi avete reagito e pareggiato quasi subito. Sì, abbiamo preso il solito gol su disattenzione sul calcio da fermo che purtroppo abbiamo presi quasi 7 gol, credo abbiamo un campionato, se considerano abbiamo preso credo 2-3 su rigore e poi il resto sono calci piazzati, calci da fermo, calci d'angolo, roba del genere. Ci manca un po' di esperienza, di furbizia e niente. Poi siamo riusciti comunque a pareggiare quasi subito e poi siamo rimasti anche uno in più, speravo un fondo di... Abbiamo avuto 3-4 ripartenze da poter far gol, l'abbiamo fatto, va bene, li posso di poco, hanno corso a 2000 tutta la partita. Bravi ragazzi. Andiamo avanti così. Sì, andiamo avanti così, siamo ancora un'altra giornata lì e ci stiamo volentieri, finché dura, no? Dico sempre io, fa avventura, però veramente un grosso merito, lo ridico di nuovo ai ragazzi perché nonostante si trovi squadre magari che sulla carta sono più attrezzate di noi tutto, e si allenano bene durante la settimana e poi il sabato vedi i risultati, perché comunque anche oggi abbiamo fatto una grande partita. Bravi anche loro, chiaramente è una squadra che si conosce, però insomma faccio i meriti ai miei, dai. Ok, bocca al lupo. Crepi, grazie.